Fiorellino, oggi ho fatto un vlog e speriamo, questa maglietta si è macchiata tutta, vabbè, speriamo che è andata meglio perché non lo farò più con quello lì, cercherò da farlo con questo, non lo farò con questo telefono perché ogni tanto non si vede. E va bene, speriamo bene. Adesso vi posso lasciare perché non inizierà il video, però prima di lasciarvi proprio vi voglio dire da iscrivervi al mio canale, cliccare la campanellina e commentare. Ciao e buona visione. Buongiorno fiorellini, fiorelline, oggi anche i capelli lucati e adesso stiamo andando a camminare, poi andiamo al negozio che devo andare a comprare 6 buste di latte, seguerino e poi la sabbietta. Dimmi, ciao, la sabbietta, non è questo baia sempre? Oh! Non so perché baia. Vabbè, la sabbietta andiamo a prendere. E voglio prendere acqua naturale perché boh, a me l'acqua frizzante non mi piace. Se bevete però non è che mi piace tanto. E va bene, adesso andiamo a coso, vediamo se c'è una caramella, mi sono scordata a casa. Comunque, ecco, adesso sto ferma, vi faccio vedere. Ieri mi sono fatta la foto per farvi proprio vedere. Che mi sto guarendo, non so se si vede, non si vede, si vede? Boh, non so se si vede, aspettate, vediamo se si vede così. Dopo vedo, se non si vede faccio la foto a casa. Cercare e niente. L'antibiotico l'ho finito, oggi solo l'ultimo antibiotico. E basta. Chiudiamoci perché io se mi via subito quando si raffreddore, non so perché. Ok, mo adesso andiamo, sono le 8 tardi, vabbè. Andiamo e niente. Oggi è giovedì, però non so quanto, vabbè, lo metterò, mi vado a fare le sopracciglia, per questo sto facendo il video e così vi porto un buon giro oggi, tanto che non posso registrare mia figlia perché il suo compagno non vuole. Andiamo a camminare. Capelli. Strighiamoli un po', un attimo, devo mettere.
A me, per vedere che sono sporchi, che ce l'ho secchi, per quando ce l'ho così. Che non ce l'ho perfetti. Per questo io mi lavo, mi alliscio i capelli, perché così mi rimangono più puliti, lisci. Invece ricci, no. Ecco, questo mi sono i capelli, quando ce l'ho sporchi. Oggi è giovedì. Non è che proprio mi si spo mancano sporchi, ma mi diventano secchi. Non lo so perché. Poi io, in realtà, il mio capello vero è un po' mi si sporca con facilità. Ok, non mi dico più i capelli sopra. Sicuramente sopra mi si sporcheranno. Perché c'ho un po' il capello grasso. Infatti non è proprio grasso grasso che si vede, ma mi si sporca un po', me lo sento io. Infatti adesso che mi sono fatta le mesh col pesole, vabbè, la non ho fatto col pesole, lui mi ha tinto pure i capelli perché c'avevo rossi, se vi ricordate, e mi doveva far venire il mio capello. Infatti ci ha azzeccato proprio. Se hai qualche capelletto bianco, ma la ricrescita non si vede. Perché mi ha fatto proprio il colore mio dei capelli. Questo qua, in mezzo a me esce proprio uguale. Niente. No, fra 3 mesi, a giugno, se riesco, se no a maggio, vedo. Infatti mi ha detto, se non ti piace la ricrescita, se vedi la ricrescita troppo, allora vieni fra 3 mesi. Ha detto, quando tu non sopporti più la ricrescita, pure 3 mesi, meno di 3 mesi no, giorno di 2 mesi minimo. Non è tanto la ricrescita, c'ho paura che mi si vedono i capelli bianchi, perché io non li sopporto i capelli bianchi. Luce. Sonno che mi sono svegliata adesso. Vi dico cosa faccio la mattina. Allora, la mattina vado a camminare, vado a fare spesa. Pomeriggio pulisco, metto a pulire casa, poi la sera faccio i video, tranne quando faccio i vlog, che li faccio dalla mattina alla ora di cena, quando mangiamo, e tranne se faccio qualche video trucco, qualche video, non lo so, video spesa, o video, che ne so, spacchettamenti. Allora li faccio pure durante la giornata. Però se devo fare il video trucco, il video chiacchiera, il video ASMR, lo faccio la sera. No, lo faccio un giorno così, se c'ho da fare cose. ASMR, robe così. E così. Va bene, comunque. Non lo so se è raffreddore o allergia, sta cosa. Non lo so. Ma che è possibile che il raffreddore, che sto ancora prendendo i biotici? Forse è una cosa di allergia all'erba, mo c'è dei prati.
ma oggi voglio cambiare l'acqua, voglio prendere l'acqua naturale, perché sto a prendere l'acqua a rete e l'acqua a rete è gassata, a me non è che mi piace tanto. Per avere un po' di calcio mi sto a prendere l'acqua a rete, perché però non mi piace, mi disgusta. Oggi mangiavo, ieri ho comprato l'insalata, la frutta rolo di ciliegia, quello che mi piace a me, e l'ho comprata fresca perché l'insalata dentro le buste mi disgusta, non lo so, non mi piace. Allora voglio provare a mangiare insalata fresca, proprio lavata, tagliata da me, proprio fresca, e voglio mangiare a pranzo. C'è sempre se fa un Ferrarosso. Veramente è verde, però non camminano. E voglio provare. Ecco, non ho un arancione. Voglio provare a mangiare l'insalata così. Perché così l'altra volta dove c'era la dieta non compravo l'insalata dentro le buste, ma compravo l'insalata che la dovevo lavare e tagliare io. Perché nella mia dieta c'è sempre l'insalata. Allora, posso mangiare l'insalata 80 grammi di pane, quando mangio la pasta dopo devo mangiare l'insalata. Se mangio o gnocca, devo mangiare il pomodoro, perché mangio di solito i pomodori con gnocca tutti insieme. Tanto che io non sono tanta di insalata, e perciò voglio vedere, mangiando un'insalata più buona per il frittarolo. No, perché quando io stavo dicendo così, stava una signora, eppure io non riesco a mangiare. Ah, io ho detto a guerrina, dove è pappagallo la gente? Sì, infatti. Frittarolo fa, pure io non posso mangiare, lui sicuro. Perché gli sono in plastica, ha detto, lui sicuramente, perché lo conosco, che non gli piace mangiare robe così. Vabbè, via, oggi la nebbia ci sta. Vabbè, non mi ha portato il cappello perché oggi sta nebbia, se non mi viene mal di testa. Vabbè, comunque ci vediamo a Civita. Oggi la nebbia e poi ci vediamo a Civita. Ma no, qua non si vede tanto la nebbia, non sembra, ma in realtà tanta nebbia. Va bene, ci vediamo a Civita. Ecco, prepariamoci per uscire. Sta una nebbia enorme oggi. Oggi forse mi lavo i capelli, però non so quando, se me li lavo oggi pomeriggio o domani o stasera. Sì, domani. Oggi giovedì. Mettiamoci il cappello. Oggi c'è una nebbia enorme. È possibile che ho raffreddore perché sto prendendo ancora gli antibiotici. Devo finire. Sono 6 giorni che più antibiotici. Qua si vede meglio la nebbia. Guardate che nebbia che c'è. Infatti vi faccio vedere un pezzettino, poi vi faccio vedere dentro la macchina. Tanto non si vede niente oggi. C'è nebbia. Ciao, a dopo. Buona camminata, buon cosa che fate questa mattina? Ciao. Dove andiamo? Ah.
Fare la spesa però, sapete che qua dentro non ci si può da registrare e basta, ci vediamo dopo. Ecco, abbiamo fatto tutto il giro e adesso andiamo in macchina e andiamo a comprare 6 buste di latte a Guerrino e poi la sabbietta al gattino e basta. Oggi, vabbè, abbiamo comprato con le caramelle che queste qui mi friggono. Ok, adesso siamo arrivati in macchina. Apriamo e vado a prendere il latte. Le barre di cartacee. Ci sono sempre i cartacei dentro qua. La macchina. Però qui non si pulisce la macchina per buttare un po' di cartacce sui secchi. Adesso andiamo a mettere il gas perché oggi devo andare a fare le sopracciglia, perciò qui lampeggia. Il gas lampeggia, diciamo che me lo sono messo, però oggi lampeggia e torna a mettere il gas. Sono andata a comprare al Supercondi il pane che dopo vi faccio vedere. Mamma mia, costa di più di quando vado a comprare il negozio. Perché a me mi piace il pane di Interpan, non lo so se chi non lo sa che pane è. E perciò mi piace questo tipo di pane, di pane più morbido, però costa. Un filone costerà 4 euro, 5 euro, non so, un chilo di pane. Ma mo mi faccio con la macchinetta. Che poi è pane Chapon, che lo faccio con la macchinetta e via. Costa troppo al negozio. Diventa quadrato però. Forno no, troppo si consuma. La macchinetta sì. Va bene, ci vediamo più su perché tanto vedete solo la strada. Ciao, a dopo. Pomodoro, insalata fresca. Perché quella lì dentro le buste non mi piace più tanto, boh, non lo so. Vabbè, laviamo questa in salotto, poi la tagliamo e mi faccio un bel piatto di insalata. Voglio vedere se mi piace di più. Vediamo. Quelle dentro la confezione non mi piacciono, boh, non so perché. Eccolo, lavata. E adesso la prendiamo che tagliamo l'insalata. Tagliamo l'insalata. Quando stavo a dire l'altra volta, non facevo la fresca da sola. Però dentro confezioni non l'avevo mai presa. Non mi va. Mo' lavo il pomodoro. Ecco, wow, buona! Guardate, ecco. Mangiamo un'insalata col pane. Buona. Ci vediamo dopo. Ciao, buon pranzo. Ho pulito il pavimento la prima volta con quella scopa a vapore. Non è venuta luce perché se non gli do la cera non viene lucido, però
Vi faccio vedere i vetri, poi se volete, mentre pulisco, me lo scrivete qua sotto. Se volete vedere. I vetri che ho pulito prima sono super belli puliti. Ho pulito la soglia. Porta. Ho pulito il pavimento. Lui non ci ha pulito. Ecco, il pavimento viene così. Se si leva questo cane. Ecco, questo è il pavimento pulito con la scopa a vapore. Quello, vabbè, il pellet. E non è proprio lucido lucido perché non gli ho dato la cera. Però è bello pulito. Poi ci ho pulito pure qua. Levati. I lucidi. Ho pulito questo corridoio che stanno usando e che ho pulito con la scopa a vapore. Ti mettono paura sti cani. Ok, ho pulito la scopa a vapore. Guardate, però pulisce bene. Tobi, che dici? Chiudiamo che c'è Aaron lì. Se scappa fuori all'improvviso, tu gli ringhi sempre. Vediamo cosa sta facendo. Jimmy, che stai a fare? Poi questo pezzo qua si sporca sempre di più perché c'è la stufa a pellet. E poi c'è l'entrata di casa. Laggiù non è un macello, ma è la busta del pellet, quello laggiù dietro il coso delle crocchette, eh. Dove stiamo andando? La Leonora. Per che fare? Levate i cigli. Sopra il ciglie? Ah beh, sopra i cigli. Le ciglie me levo? Già ce l'ho corta. Apriamo. Andiamo. Ok, andiamo con la mia Ferrari. Andiamo a fare le sopracciglia, guerrino. Oh, fiorellini. Sto andando a farmi le sopracciglia. Però mia figlia non la posso far vedere perché il compagno non vuole, è geloso. E perciò polvere non. C'ho 3.000 allergie, però polvere mi buttano adesso. Ah. Vabbè, comunque sto andando da mia figlia, ma non faccio vedere la strada per non far vedere dove abita. E ci vediamo dopo. Ciao! Ecco, ho fatto le sopracciglia. Dopo quando siamo a casa ve le faccio vedere. Ecco, le ho fatte così le sopracciglia. Ne ce l'ho tante, eh. Sera mangio certosa senza lattosio, 50 grammi di pane o fette biscottate, ma vediamo. Ecco, allora l'insalata, 100 grammi di certosino e 5 fette biscottate. E io ceno così, no, pranzo, ceno così. E buon appetito pure a voi. Ok. Speriamo che è venuto bene, perché ho visto un video che non è venuto bene con questo telefono. Questo mai, c'ho una fotocamera, però devo vedere se mi funziona. E il problema è che quando devo registrare con la macchina, cosa mai registro con il telefono nuovo? E vabbè. Vediamo se mi funziona, c'è un'altra fotocamera più piccolina e vediamo se riesco a farlo con quella. E va bene, io adesso ho finito pure questo video, spero che vi è piaciuto, vi ho fatto compagnia. E quando ho finito a caricare il video, e pure quando sta caricato, voglio vederlo, voglio controllare se funziona. Se non lo levo.
Perché prima da metterlo su YouTube mi funziona. Dopo no. Allora perciò devo vedere se mi funziona. E vabbè. Hanno inviato un messaggio su Instagram, non lo so. E vabbè, e adesso sto scancellando video di ieri, nei video, i pezzetti video, perché adesso li devo fare questo video qua. Io adesso vi posso lasciare perché fine pure questo video. E spero che mi mettete tanti like e vi iscrivete al mio canale. Ciao, al prossimo video.